addio back to school, perché bene sì, la scuola sta per ricominciare. Io credo di ricominciare la scuola il 15 settembre, ma non ne sono ancora sicura. Qualcuno di voi penso già lo sappia, io frequento una scuola di estetica, quindi è una scuola privata e sono al terzo anno, quindi questo che frequenterò è il mio ultimo anno. Tra l'altro quest'anno sarà un po' diverso perché mi sembra di averlo già spiegato nel video precedente. Frequenterò la scuola di pomeriggio, quindi dalle 2 alle 8 sarò a scuola il pomeriggio e la mattina farò altro. Quindi sono un po' scombussolata per questo, ma vabbè. Ho deciso di fare questo video perché l'anno scorso feci già il video Make Up for School, che vi linko qui sopra da qualche parte. E quindi ho detto quest'anno cambiamo, facciamo vedere cosa c'è nel mio zaino. Come vi ho detto, io frequento una scuola di estetica. Questo vuol dire che ho due zaini. Uno è lo zaino per quando faccio teoria e l'altro è lo zaino per quando faccio pratica. Oggi vi mostrerò lo zaino per quando appunto faccio le lezioni teoriche e magari se volete scrivetemelo nei commenti e vi faccio anche il video facendovi vedere cosa porto quando devo fare le lezioni pratiche, quindi ad esempio quando devo fare il massaggio oppure quando devo fare dei trattamenti viso, dei trattamenti corpo, vi faccio vedere tutto quanto. E ora iniziamo subito. Allora, questo qui, urca, è il mio zaino. Questo non sarà però lo zaino che porterò con me il mio primo giorno di scuola, poiché il primo giorno di scuola andrò semplicemente con una borsa e poche cose perché dovremo conoscere i professori nuovi e quindi non servirà tutto quello che c'è qui dentro, però vi faccio vedere comunque quello che più o meno porto di solito. Allora, questo zaino l'ho comprato su uno di quei siti cinesi, tipo Dresslink, credo che sia proprio quello. L'ho pagato all'incirca 12 euro, credo, ed è caruccio. Niente di che, però caruccio. Qui ha due taschine, in questa non ho niente, in questa invece ho l'MP3 del mio ragazzo, un vecchissimo MP3 veramente molto vecchio, che però mi piace perché ha delle belle canzoni e quindi lo uso magari quando ad esempio ho il telefono scarico e voglio ascoltare della musica se devo prendere i mezzi per tornare a casa, cose così. E poi qui ho il mio cartellino, poiché a scuola appunto ci hanno dato questo cartellino da portare. Perché non lo so, è una regola della mia scuola portare questo cartellino a tutte le lezioni. E appunto c'è scritto il mio nome, corso estetista, la scuola e la mia foto. Non ve la faccio vedere perché non è il caso. E ha questo laccettino fucsia. Però questo è quello dello scorso anno. No, non è vero, è quello di 2 anni fa. E quindi quest'anno ci daranno quello nuovo, perché questo si attaccava al collo, mentre quest'anno ci daranno quello che si attacca al taschino del camice. Inoltre ha una taschina qui dietro, che anche qui è vuota. Poi aprendo lo zaino, c'è appunto il fiocchetto, la calamita, qui c'ha tutti i fiocchetti, laccetti, fiocchetti. Di solito qui c'è solo una tasca, no? Solo questa. Di solito tengo tutto insieme, quindi tengo anche l'acqua qui dentro, la merenda e anche il camice che mi sono scordata di mettere onestamente, però vabbè. In ogni caso, se volete vedere qualcosa in più, vi linko sempre qui sopra o qui sopra il video Cosa ti serve per fare l'estetista, dove lì spiego qualcosa in più. Poi la prima cosa che troviamo è il mio astuccio, che è questo qui che è proprio piccolo, 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 tutto bianco e nero a righine, con questo fiocchettino carinissimo, è una semplice apertura con la zip. Anche questo l'ho acquistato dai siti cinesi, mi sembra da AliExpress, credo, per 2 o 3 euro. E qui dentro ho tutte le mie penne, il righello, le forbici, ho anche un... Se ne esce, ok, un decotape, mi sembra che sia questo, tutto glitterato viola,
ho le mie penne colorate, insomma tutto quello che mi può servire appunto per scrivere, per decorare, perché a me piacciono un sacco le cose di cartolibreria. Ebbene sì. Poi troviamo questa qui, che è la mia agenda di quest'anno. È un'agenda semplicissima, è un'agenda 2016, ci sono tutti i giorni scritti in modo tale che mi posso segnare i compiti, quando devo fare i compiti in classe, oppure quando ci sono del... che stavo dicendo? Mi sono persa! Vabbè, insomma, segno tutto quello che mi serve durante le giornate, non solo scolastiche, ma anche quello che magari mi serve, che mi devo ricordare di fare, cose del genere. Quindi la uso proprio come un'agenda. Esatto, esatto. Poi ho tutti i miei quaderni. Generalmente io uso questi quaderni qui, che hanno la spirale. Ve li faccio vedere molto velocemente. Questo qui verde è il mio quaderno di fisica, che però ho finito, quindi ho quello nuovo. Questo qui giallo, che tra l'altro è enorme, è il mio quaderno di igiene ed alimentazione. Questo qui blu è il mio quaderno di diritto, o meglio, oddio, com'è che la chiamano? Ok, questo invece di chiamarsi diritto loro la chiamano cultura generale. Ci sono arrivata. Poi questo qui arancione è di dermatologia. Questo qui appunto è il quaderno nuovo che vi dicevo di fisica, anche se questo non ha la spirale. Questo rosso è di psicologia. Quest'altro giallo però più sottile è di inglese. Quest'altro arancione, che però è diverso perché è a quadretti, è di economia aziendale, che anche questo però non mi ricordo come la chiamano loro, se la chiamano tipo economia e marketing, una cosa del genere. E poi c'è un altro quaderno che non ho nello zaino, che è il quaderno di estetica, e poi il quaderno di chimica. Anche perché sono quei quadernoni grandi, quindi non sono quelli piccoli come questi, ma sono quelli grandi. E infine troviamo un libro. In realtà io ho due libri per delle materie. Questo qui è il libro di inglese, che è Make Up Your English, e poi ho l'altro libro in cui c'è un po' di tutto, c'è un po' di chimica, c'è un po' di igiene, c'è un po' di alimentazione, c'è un po' di dermatologia. In ogni caso mi sembra che vi abbia spiegato tutto questo nel video cosa ti serve per fare l'estetista, mi sembra di avervi detto tutto lì, quindi andate a vedere anche quel video. E niente, questo è tutto lo zaino vuoto, comunque è molto capiente ed è molto comodo. Qui dentro ci metto anche il portafoglio, perché appunto a volte prendo i mezzi per tornare a casa, quindi mi serve il portafoglio per comprare il biglietto o magari per comprare qualche snack quando ho fame, perché purtroppo nella mia scuola ci sono le macchinette. Sì, sono una brutta bestia le macchinette. E quindi niente, questo era tutto il mio zaino. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like e un commento qui sotto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere like alla pagina Facebook, di seguirmi su Instagram, di seguirmi su Twitter, di seguirmi su Snapchat. Ora sono anche su Telegram, ma ancora non ho capito come funziona, quindi se qualcuno vuole dirmi come funziona o vuole aggiungermi su Telegram in qualche modo, scrivetemelo comunque qui su Facebook, dove volete. E niente, il video è veramente finito adesso. E ci vediamo al prossimo video, ciao!